Grazie Presidente, visto che anche il collega fa riferimento all'ordine del giorno precedente, volevo ribadire, evidentemente non è ancora chiaro, per quel tipo di, come dire, di servizi, inefficienze che sono accumulati nell'ordine del giorno precedente, abbiamo già risposto che sono legati alla vetustà della flotta e che comunque l'azienda ha già provveduto con tutta una serie di appalti straordinari, nella fattispecie anche dell'acquisto e fornitura e installazione di impianti antincendio su tutta una serie di vetture acquistate che non ce l'avevano. Quindi voglio dire, già questo, no, segna una netta discontinuità rispetto a quel passato che, ripeto, è causa dell'effetto che oggi alcuni bus hanno questi problemi, mentre invece su questo ordine del giorno siamo totalmente concordi perché lo abbiamo già detto in commissione, l'azienda evidentemente è arrivata un pochino in ritardo quest'anno perché come abbiamo verificato in commissione le operazioni di manutenzione che sono partite ad aprile dovevano secondo loro garantire che già a giugno tutti i mezzi sarebbero stati, tutti gli impianti di climatizzazione sarebbero stati manutenzionati. Così non è stato, di conseguenza la Commissione quel giorno si è chiusa con una dichiarazione molto netta per cui non ci sentivamo soddisfatti. E a riguardo abbiamo già comunque detto all'azienda, abbiamo già comunicato all'azienda che deve far pervenire all'amministrazione tutti i correttivi rispetto a quella situazione di appalto in atto, alcuni dei quali sono stati già comunicati perché l'azienda, tutte le aziende che stanno, ATAC, a tutte le aziende che stanno effettuando la manutenzione per l'aria condizionata, ha richiesto di incrementare il personale, oltre a rappresentare anche le dovute sanzioni. Quindi su questo ordine del giorno siamo completamente concordi, come vedete non stiamo nascondendo nulla, siamo concordi con le cose che hanno una logica, che hanno un senso, sulle altre vi abbiamo risposto quando appunto hanno un carattere più strumentale, più di, come dire, voler addossare ad altri responsabilità che invece non hanno. Grazie.